Un'altra tappa fondamentale della mia campagna elettorale, una sede che sarà certamente punto di riferimento per gli elettori di Forza Italia e del centrodestra di Agropoli e che si aggiunge agli altri comitati disseminati nella vasta circoscrizione Campania 11, dichiara così Costabile Spinelli, candidato al Senato nel collegio uninominale Battipaglia, che ha aperto un comitato elettorale ad Agropoli in via Piave numero 49. Alla presenza anche dei candidati Gigi Casciello e Marzia Ferraioli. Presente anche il segretario cittadino di Forza Italia, Emilio Malandrino. Noi siamo di fronte a un bivio. Abbiamo oramai l'esperienza vissuta, maturata dei 5 anni di governo con quello che ha prodotto, quello che ha dato alla nostra nazione e con la situazione attuale in cui viviamo. Abbiamo la possibilità di cambiare. Dall'altra parte abbiamo un'alternativa che è la rabbia e la protesta. Allora la rabbia e la protesta, dicevo bene, Marzia Ferraioli, non può essere non votare o non andare a votare o votare per rabbia. Il voto è un diritto, un dovere, lo dobbiamo esercitare e dobbiamo pretendere da chi ha la fiducia, dalle persone alle quali noi daremo fiducia, di essere presenti nei territori, di rappresentare i problemi del Mezzogiorno, una questione meridionale importante, mai affrontata, mai risolta, che torni ad essere al centro dell'agenda di governo.